Carissimi amici e devoti di San Gerardo Majella, in questa giornata d'inverno 11 dicembre 2018 ci troviamo nel santuario di Mater Domini per assistere all'ostensione dell'urna contenente il corpo di San Gerardo. A voi amici all'ascolto, buona preghiera a tutti. Adesso abbiamo la benedizione, l'accoglienza e la benedizione dei gruppi, l'apertura della tomba, la riposizione del corpo del santo, poi c'è l'incenso, reciteremo insieme la supplica, però noi ad alta voce, voi a bassissima voce, perché non vorrei che succedesse come l'altra volta, che chi ha una traduzione, chi ne ha un'altra, e poi diventa Babilonia. Va bene? Noi dovremmo tendere verso Gerusalemme, verso il Babilonia. E poi alle 10:15 più o meno, 10:20, ci ritroveremo nel salone giù, dove ci sarà un momento di spiritualità, va bene? Ed è un momento importante per le associazioni, no, è un momento importante, per cui vi prego, ecco, di essere presenti giù. Dopo la meditazione avremo un po' di tempo, quel tempo necessario che si vuole confessare, ma già da adesso fino alle 10:30, quindi c'è un po' di tempo libero. Poi a mezzogiorno, meno un quarto, ci ritroveremo in chiesa, celebreremo l'Eucaristia, per poi ritrovarci alle 15:30 qui, nella Basilica, per un momento di preghiera, una mezz'oretta di preghiera insieme, e poi la chiusura della tomba, anche perché molti di voi hanno trovato anche un po' di neve, fa freddo, quindi ecco, non vogliamo che voi abbiate disagio nel ritornare a casa. Thank you.
conto dell'umile maiella, il frate redentore. Da padre sarto, da madre contadina, come il fratello morto, Gerardo si chiamò. La Santa Comunione e San Michele invece nel sonno la pagò. Soffriva con pazienza, picchiato spesso a sangue, e questa sofferenza offriva al suo Gesù. Pellegrini, in estasi fu visto la sua Mater Domini, Maria gli apparì. Senza padre, nel tempo di miseria, per aiutare la madre, buon sarto diventò. Il volo
ceto, andò al noviziato in quel convento quieto, il cuore s'appagò. Spesso si flagellava seguendo il buon Gesù. Andiamo per tutti, andiamo per allegrini, lassù c'è San Gerardo che grazie ci farà. Miracoli operava come redentorista e il popolo l'amava per la sua gran bontà. Andiamo Padre Domini, andiamo pellegrini, lassù c'è San Gerardo che grazie ci farà. Percosse maltrattato da un guardian del duca, a questi poi pentito Gerardo perdonò. Romante, l'avaro convertiva, eppure un miscredente a Dio riportò. Infuriato, il demone frenava nei campi di Corato i sorci debellò. Soffrivo un bel bambino col segno della croce, Gerardo lo guarì. Può essere
quali ciascuno di noi può appunto specchiare se stesso. E lo facciamo andando al libro della Sapienza, laddove si dice che il giusto, anche se muore prematuramente, troverà riposo. Vecchiaia veneranda non è la longevità, né si calcola dal numero degli anni, ma la canizia per gli uomini sta nella sapienza. Vera longevità è una vita senza macchia. Divenuto caro a Dio, fu amato da lui, e poiché viveva fra peccatori, fu trasferito. Fu rapito perché la malizia non ne mutasse i sentimenti o l'inganno non ne traviasse l'anima, perché il fascino del vizio deturpa anche il bene e il turbine della passione travolge una mente semplice. Giunto in breve alla perfezione, ha compiuto una lunga carriera. La sua anima fu gradita al Signore. Perciò egli lo tolse in fretta da un ambiente malvagio. Il popolo vede senza comprendere, non pone attenzione a questo fatto, che la grazia e la misericordia sono per i suoi eletti e la protezione per i suoi santi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Con le tue grazie e la tua intercessione hai guidato a Dio tanti cuori e sei diventato sollievo degli afflitti, sostegno dei poveri, aiuto dei malati. Tu che conosci il mio dolore, muoviti a pietà della mia sofferenza. Tu che nel pianto consoli i tuoi demoni, ascolta la mia umile preghiera. Leggi nel mio cuore e io non lo so. Leggi nell'anima mia e sana, conforta e consola. Gerardo, vieni presto in mio aiuto. Gerardo, fammi che io sia tra quelli che con te lodano e ringraziano Dio, che mi costa far cogliere la mia preghiera. Non cesserò di invocarti fino a quando non mi avrai veramente saputo. È vero che non merito le tue grazie, ma solo per il mio nome e con l'occhio di Gesù, per la tua misericordia. E con il tuo spirito. Per intercessione di San Gerardo vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Seguendo quelli che sono, quella che è la spiritualità di San Gerardo con i suoi fondamenti. Ebbene, nella vita di San Gerardo noi conosciamo che prima di tutto è il sentirsi amati da Dio. Questo è il primo punto su cui noi dovremmo riflettere. Quel sentirsi amati che porta ciascuno di noi a dover avere nei confronti del Signore quella giusta gratitudine, quella giusta gratitudine che viene fuori dallo stupore proprio del sentirsi amato. Lo dobbiamo dimenticare, una delle espressioni più belle di San Gerardo, da dove poi parte il motivo stesso della sua vita cristiana, è cosa ho fatto io guardando il crocifisso per meritare il tuo amore. Ma nel crocifisso solo si contempla l'amore del Padre che si manifesta nel Figlio, ma anche la capacità di Dio di consegnarsi a noi. Spesso noi parliamo di fede, anche San Gerardo
lo dice, la mia vita è fede, sono impastato di fede e così via, però forse noi dimentichiamo che il primo a testimoniare questo senso di fede, di fiducia, è proprio Dio nei nostri confronti. Noi tra qualche settimana celebreremo il Santo Natale. Che cos'è se non un Dio che si consegna a noi? Quindi questo atto di fiducia completo. Ebbene, questo noi lo dobbiamo ricordare, perché come dicevo anche questa mattina, prima del momento della riflessione, per me è impossibile, è inconcepibile che un associato, un'associazione non viva dei momenti di formazione e che riduca la sua devozione al santo solo nella festa del santo o quando si viene qui a Mater Domini. Non è questo il motivo e la ragione dell'associarsi. E come posso io mostrare tutto questo? Lo posso mostrare soltanto con la volontà, con il desiderio, con quell'aver fame e sete di conoscere quella che è stata la spiritualità del santo. Quando diciamo la spiritualità, diciamo le motivazioni più belle e più profonde che hanno spinto San Gerardo a vivere quella vita di fede fino in fondo. Tanto da essere già trovato maturo, giustamente come diceva prima il padre nella sua riflessione, ad appena 29 anni, 6 mesi e 10 giorni. Dovremmo noi chiederci, come associati, dove siamo arrivati con il nostro cammino di maturazione. È possibile mai che un associato non vada a messa la domenica? È mai possibile che l'esperienza di un associato si fermi soltanto alla figura del testimone? Il testimone tanto più è credibile nella misura in cui fa trasparire attraverso la sua vita il motivo stesso della sua fede, che è Gesù Cristo. Quindi essere devoti di San Gerardo, ma non andare a messa la domenica, non vivere una vita di preghiera, di celebrazione, non avere la capacità di riconoscere il bisogno del medico celeste, della riconciliazione, significa che la persona stessa del testimone per noi non è un veicolo attraverso il quale arriveremo e arriviamo al Maestro. Così facciamo torto al testimone. È come se noi non riconoscessimo, non vedessimo nella vita del testimone quello che è stato il motivo della sua vita, cioè Gesù Cristo. Ecco, su questo io credo che come associati noi dovremmo riflettere. Dovremmo riflettere sinceramente. Avete degli statuti. Molte volte mi si chiede, ma possiamo fare questo? Lo statuto, per sua natura, non ha una forma giuridica, ma io la vedo come una possibilità per aiutarci a vivere la nostra vita cristiana nella devozione anche al santo e in quello che è l'impegno improrogabile di ciascuno di noi. Come diceva prima anche stamattina Padre Gennaro, durante il suo momento di riflessione, abbiamo ridotto la nostra fede a un fatto privato e mio e basta. La fede va condivisa. E questo è importante. La fede va condivisa, compartecipata, perché ogni dono che noi abbiamo ricevuto non è mai per noi, solo per noi, è attraverso di noi, proprio perché il dono deve essere condiviso.
perché un dono non appartiene mai a chi lo riceve, ma è chiamato ad accoglierlo e a condividerlo. Ecco il senso. Voi pensate di essere un dono da parte del Signore, sì o no? Certo, e allora significa che dovete essere capaci di far veicolare questo vostro dono. E il modo più giusto è quello proprio di condividere. Non esiste una fede privata. Non c'è. Quando vogliamo vivere la nostra fede privatamente, incorriamo in mille errori. E poi mi rivolgo adesso anche ai responsabili delle associazioni. A voi il compito di servire le associazioni. A voi il compito di aiutare i fratelli e le sorelle a crescere. A voi non è stato dato il potere di decidere su di loro. Io, Gerardo Maiella, del Santissimo Redentore, mi obbligo in vita e dopo la morte a pregare efficacemente il Signore, perché tutti possiamo vederci in paradiso a godere Dio per tutta l'eternità. Io vi consiglio di eleggere lo Spirito Santo come unico consolatore e protettore della vostra vita cristiana. L'Immacolata Vergine Maria sia l'unica vostra gioia e la vostra avvocata presso Dio. Ed ora accogliete nel vostro cuore quanto vi scrivo. Non abbiate paura di farvi santi. Dio vi offre ogni giorno un'occasione favorevole per farvi santi. È necessario avere Dio presente in tutto ciò che dite e fate ed essere sempre uniti con Lui nella preghiera. La miglior preghiera è vivere come piace a Dio. Molti si preoccupano di fare molte cose. Seguite il mio esempio. Io ho cercato di fare solo la volontà di Dio. Ho camminato sott'acqua e sotto vento. Grande cosa è la volontà di Dio, tesoro nascosto e senza prezzo. Essa vale quanto vale lo stesso Dio. Amate assai Dio, fate tutto per Dio. Amate tutto e tutti in Dio. Soffrite per amore e per Dio. L'unico vostro padrone sia Gesù Cristo. Servitelo per amore e obbedite a Lui sempre. Egli vi premierà abbondantemente. Fede ci vuole per amare Dio. Chi manca di fede, manca a Dio. Risolvetevi a vivere e a morire impastati di santa fede. Solo Dio può darvi la pace, quando mai il mondo ha saziato il cuore umano. Vi posso assicurare che Dio vuole bene a tutti voi, perché Egli sa quanto io vi stimo. Con tutte le forze vi invito a correre verso il centro del vero amore di Dio, ove anche voi con me potete spassarvela nell'immensità del nostro caro Dio. Vi benedico e arrivederci in paradiso.
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dinanzi a questi figli della Madonna, San Gerardo venne con la madre per pregare per il papà. E la storia ci dice che ha vissuto un momento molto bello della sua vita. Non a caso nel testamento ce la propone come vera avvocata. San Gerardo dice vera avvocata perché San Gerardo chiamava la Madonna Mamma Maria. E la madre che ascolta i suoi figli, e la madre che viene ascoltata dal figlio. Pertanto affidare le nostre preghiere a San Gerardo e attraverso San Gerardo affidarle a Maria è una garanzia per noi. Ma quale preghiere affidare? Quelle giuste, quelle di cui veramente abbiamo bisogno per la nostra conversione, per quella che è la nostra vita spirituale anche, per quelle che sono le necessità di alcuni nostri fratelli che sono anche ammalati e che hanno bisogno di un conforto. E perché no? Hanno bisogno anche di sperimentare attraverso la grazia questa mano misericordiosa e paterna del Padre. E allora affidiamo tutte le nostre intenzioni di preghiera, molto bene. Mentre noi guardiamo il corpo del Santo, i nostri occhi vanno già verso colei al quale il Santo, no? Ci è stato indicato dal Santo come vera avvocata. Possiamo pregare San Gerardo, ma insieme con lui dobbiamo pregare la madre, perché la madre del figlio certamente sarà ascoltata. E allora diciamo insieme. Salve Regina, Madre di misericordia, Divina dolcezza, speranza nostra, salve. A te gloriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gemelli emergenti tra sali e lacrime. O Sua avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci l'oro del tuo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Prega per noi.